Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi è un video grigliata. Ebbene sì, mio marito ha voluto anche questa domenica fare la grigliata qui sul terrazzo perché la giornata permette, cioè tira un po' di venticello, però tutto sommato si può fare benissimamente la grigliata. Vi faccio vedere come ha apparecchiato la carne mio marito sulla panca e poi vi faccio vedere qualcosina di quando arrosta la arroste, arrosche che è italiano, di quando appunto arrostisce la carne. Si dice arrostisce, non lo so, vabbè. Vi faccio vedere tutta la carne apparecchiata che ha messo. Giro qua. Allora, salsiccia. Però questa volta non la vuole tagliare a metà, la vuole provare a mettere sana. Poi ha preso gli spiedini. Questa qui, lardo pancettato o pancetta, come uno si trova a chiamarla comunque. Noi la chiamiamo il lardo pancettato. Però ha messo solamente un filo di olio e proprio le spezie proprio per arrostire. Poi qui ha preso la coppa di suino, lo stesso ha messo un filo di olio e vabbè, le spezie, l'aceto e basta. Il sale non l'ha messo perché già c'era nella riosta. E poi qua arriva il pezzo grande. Già già. Che si stanno facendo? Non sono carboni perché una ragazza mi aveva chiesto, aveva visto la fiamma, no? Questa è la pietra levica, non è carbone, però è dura tantissimo e questa è a gas e noi ci troviamo benissimo. E questo è il mio maritino Ciao. che inizia ad arrostire. Come vedete, oggi partecipa un po' a fare il video perché più di qualcuno mi ha chiesto che insomma sarebbe bello marito e moglie fare i video. Poi lui è molto divertente, ma a lui non tanto piace essere ripreso, ve l'ho già detto tante volte. Ecco. Anche io così mi vedo un pochettino. Allora, qui si inizia già a sentire un profumino. Guarda, peccato che voi non potete sentire, però è veramente proprio il sapore della grigliata, si sa. Abbiamo deciso di non fare la pasta oggi perché anche i miei figli volevano proprio tutto a base di carne, però vado a fare l'insalata. E vediamo se i ragazzi vogliono pure il finocchio un po' affettato e niente, quindi oggi andiamo di carne e insalata perché se lo vogliono proprio gustare per bene e niente, poi vi faccio vedere, anzi già la inizio a mettere, giro un attimo che profumo. Abbiamo preso solamente 10 fettine di questa qui e poi abbiamo preso un chilo di salsiccia. Chiudi, chiudi. E niente, poi vi faccio vedere man mano che fa la carne, vi faccio vedere qualche clip. Beh, io chiudo, anzi, qui c'è Alessio che cerca, cioè, suota il fratello dietro. Mamma mia, quante manate che mi ha messo sto vetro! Mamma mia! Non so se si riesce a vedere nel video quante manate mi ha messo questo bimbo. Sì, mamma. Tra avanti e dietro sto povero vetro. Alleluia. Va bene. Thank you.
vi voglio far vedere una cosa, che siccome ho detto che vi farò vedere poi in tutti i video la crescita di questa pianta, la famosa patata che ha piantato mio figlio Alessio cresce giorno per giorno, e invece i bulbi che ho messo io ancora devono spuntare, non lo so. Qui non vediamo l'ora di mangiare sta carne. Vi faccio vedere la pianta com'è fatta bella, però poi vi metto il prima e il dopo, cioè man mano le sue età, ma veramente cresce giorno per giorno, solo che devo metterla proprio esposta al sole perché mi hanno detto che non si tiene all'ombra, però già all'ombra è fatta così bella. Vi giro, guardate quanto è fatta grande, era piccola piccola. E questa è la famosa patata che mio figlio viene sempre a innaffiare se la cura per bene. Almeno gli sto facendo capire il valore delle piantine. Invece i miei bulbi, niente, non sono ancora nati, non sono proprio spuntati. Il mio basilico però si è ripreso, però i bulbi proprio ancora nì. C'è questo il biobasilico che si sta riprendendo piano piano. Vabbè, la menta sembra che ha messo che si la sta curando Alessio. Vabbè, qui invece è spuntata la rosa. L'anno scorso, e questa è una rosa che la dedico, è una pianta proprio che la dedico sempre alla mia mamma. Quindi quando nasce una rosa io la dedico sempre a lei, perché a mia mamma le piacevano appunto le rose rosse. Non era la qualità che voleva lei, però non sono riuscita a trovarla. Le piaceva, era rosso vellutato, rosso molto intenso, però non sono riuscita a trovarla, però mi sono accontentata di questa qua, comunque. Conto il pensierino. Qui proprio lo stomaco si sta facendo proprio sentire, i miei figli già hanno apparecchiato la tavola. Ora vi giro la videocamera, vi faccio vedere la ispid. Di roba ne abbiamo, oggi. Cioè, guardate come li ha messi bene i spiedini. Qui è la salsiccia che ha voluto fare l'esperimento mio marito. Lui di solito la taglia e vabbè, la cuociamo normale. Solo che questa volta l'ha voluta mettere per intero qui sopra. Però senza tagliarla, e vuole vedere come viene la cottura. E niente, qui c'è ancora l'ultima cosa da fare. E niente. Ah, pure la mia salvia qui si è ripresa, perché l'altra volta forse si era un po', non lo so, al sole. Si era proprio, stava quasi morendo, però poi ho messo il tendone e si è ripresa. Invece la menta, quest'altra sta crescendo un po' così. Questo è il rosmarino che ha piantato mio marito. Sono già 3 anni, però dobbiamo toglierlo da dentro questo vaso perché veramente sta crescendo tantissimo. Mio marito piaceva tanto il carbone, però essendo che qui stiamo su un terrazzo, ogni volta per accenderli con i bambini dava un po' fastidio, allora abbiamo optato per questa qui. È veramente, anzi, l'avessimo presa già da un bel po' di tempo. Lui si trova benissimo perché a grigliare griglia sempre lui mio marito, io no, perché non so grigliare. No, che non so grigliare, è che non mi va, però dico che non so grigliare, quindi me la scappato un pochettino per lo zitta zitta, anche se dopo vedrà questo video e niente. Allora, questa è la salsiccia che ha messo, che non ha voluto tagliare, però dopo ve la apre che vi fa vedere come viene cotta, perché non l'ha voluta tagliare apposta, perché se vedete lui non l'ha messa direttamente sulla griglia, però l'ha messa sopra, allo scompartimento di sopra, e vediamo come viene cotta. Un attimo che tolgo i miei bambini, che Alessio ha la fissa sempre delle Bravo, chiama Tatti. mazze. Che punto siamo? Togliamo? Stai facendo? Sì.
Ok, togliamo. Andiamo a spiedì. Che profumo. L'urlo di Tarzan di mio figlio. Metto di qua. Lo facciamo la prova che apriamo la salsiccia, vediamo se è cotta. Vediamo un po'. È cotta, è cotta. E fai vedere dentro? È cotta. Allora, esperimento riuscito. Vabbè, noi di norma comunque la tagliamo e oggi l'ha voluta fare così. Mi giro così mi vedete anche un pochettino anche a me. Da com'è la carne? Ottimo. Ottimo, ottimo. La sta mangiando tutta lui. Vabbè. Mettiamola. Allora, la salsiccia la sta togliendo, ha tolto già tutto il resto della carne, vabbè, l'avete visto nel video. Noi vi salutiamo, chiudiamo qui ciao. Il video. Allora, vi ricordo che mi trovate sempre su Instagram come LucriLoveHome e anche su TikTok con lo stesso nome. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdere altri video. Ciao. Ho fatto imparare. Allora, noi andiamo a mangiare perché è arrivata ora di pranzo. Vi saluto, vi do un grande bacio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!